Adesso basta! Vi invito a sciogliere immediatamente la Lega delle Gambe! Saremo estremamente felici di farlo se dimostri di essere ancora abbastanza forte da poterla guidare. È una sfida? È una gara di salto. Se vinci tu, ritorniamo a essere i Teen Titans. Ma se vinco io, tu sei fuori dalla Lega per sempre. Nemmeno per sogno. Perché? Non sei tu che hai le coscette più sode di tutto il quartiere? Magari hai la paura, perché in realtà tu hai soltanto delle coscette di pollo. Va bene, accetto la sfida, Robin. Buona fortuna, ti servirà. Sono una gamba avanti a te in questa competizione. Adesso guarda e impara. Yeah! Battimi! Come? Non è possibile! Ho sempre pensato di essere pazzo delle tue gambe, ma adesso capisco che sono pazzo di queste gambe! Le vostre gambe diventano cattive! Oh, davvero? Certo! D'accordo! Guardatele! La Lega delle Gambe non prende ordini da te, Lady Gambesus. Oppure dovrei dire... Corvina! Ricordi il nostro accordo? Forza, ragazzi! Andiamo ad allungare le gambe! Eccola lì! Rosa, ci sei mancato tanto! Anche voi due! Divertiamoci! Che bello, sì! Non mi rimane altra scelta, purtroppo. Oh, Robin, stai attento! Il corpo robotico è stupendo per un mucchio di cose. Da un aspetto lucido, può inserirsi nei file molto personali di Robin. Che cosa? Deve essere davvero, davvero tosto. Ma godersi un bagno caldo con le bollicine, questo non gli è possibile. A volte vorrei essere di nuovo un ragazzo vero, ma ho girato tutto il mondo e non esiste nessuno che possa... Io posso farlo? Come, prego? Posso farti tornare umano? Perché, sai, no? La magia... E perché non me l'hai detto prima? Andiamo, ci sarebbe voluto troppo per elencarti tutte le magie che so fare. Vogliamo sentire la lista! E va bene. Teletrasporto, telecinesi, leggere nella mente degli animali, trasformare l'acqua in altri liquidi, tranne il ginger ale... Divorare l'anima di un dannato e aprire perfettamente in due una noce. Wow! Le noci sono difficili da aprire. Basta chiacchiere, mi aspetta un bagno con le bolle! Non è che farà male? No, io non sentirò nulla. E poi dite che non sono divertente. No, la cosa sarà estremamente dolorosa. Azzeratemi il zitto! Agonia! Agonizzante agonia! Corvina, ce l'hai fatta! Sono di nuovo umano! Ti devo avvertire, il sistema nervoso umano è molto più sensibile comparato al corpo robotico. Tutto quello che sento è idromassaggio! Idromassaggio! Ho creato dei veri mostri. E purtroppo io ero l'unica che poteva fermarli.
Dei pesi. Quegli imbroglioni hanno truccato la sfida. Sapevo che queste gambe non mi avrebbero deluso. Le gambe di Lady Gambesus torneranno alla ribalta. Lady Gambesus! O magari vuoi dire Lady Coscette di Pollo? Cosa credi di fare vestita in quel modo? Hai perso la sfida, ricordi? Tua madre non ti ha mai detto che è una pessima idea mettere i pesi nella tutina? Abbandonate la minaccia nelle cosce e la crudeltà nei polpacci. Non deve andare per forza così. Come osi sfidarci in questo modo? Non hai neanche una gamba muscolosa. Hai ragione. Ne ho due di gambe super muscolose. E ora vediamo se sono forti abbastanza per calciarvi. Yeah! Ah! Le gambe non ti reggono più. Unisciti a noi o ne pagherai le conseguenze. Mai! Invoco l'antico spirito delle gambe! Quadratus femoris obturator internus! Osservate il potere delle gambe di Mega Gambesus! Le tue gambe non sono gli spaghetti che pensavo, ma sarai in grado di affrontare tutto questo? Intreccio di gambe! Finiamola con questa storia! Schiacciata di caviglie! Scossa di quadricipite! Oh, pagliaio! Calcio di cosciotte! No! Le mie gambe! Non anche le mie, bella! Tu non meriti quelle gambe! Né queste! Esplosione di polpaccio! No! Ehi, buongiorno, Titans! Dormito bene? Per niente, e grazie a te! Hai fatto un'altra volta la lotta nel sonno la scorsa notte, Robin! Mi hai interrotto un sogno meraviglioso! Devi smetterla, amico! È un problema! Io sarei un problema? Avete sentito come russate voi? Ogni notte mi tocca sentire... Mi metti a comodo sotto il tappeto! E poi tu! Ho perso i miei poteri! Buia! E non c'è nessun altro peggio di te, Stella! Ok, la lotta del sonno è un problema. A questo punto dovremmo ricorrere a uno dei tuoi sortilegi demoniaci, Corvina. La magia nera non va usata per cose banali come queste. Ma che senso avrebbe avere dei poteri se non si possono usare per queste cose banali? Se la magia nera non viene usata con rispetto, potrebbe causare effetti indesiderati. Ma quali effetti indesiderati? Puh, vuoi ingannarci così non ti chiediamo di usare la magia? Va bene, poi non dite che non vi avevo avvertito. Azeroth, Metrion, Zephos! Domani vedremo se ha funzionato. Pare che l'incantesimo sia servito. Sì, abbiamo dormito tutti come dei veri angioletti. Già, ho fatto un sogno bellissimo. Come hai dormito, Robin? Dormito? No, non ho dormito. Non ci sono riuscito. Non ho dormito. Che cosa ti è successo, amico? Ma sono sveglio. Ah, ecco come funziona l'incantesimo. Questa è una cosa incredibilmente crudele. Ciao, Corvina. Allora, come va il tuo dente? Oh, qualcuno ti sta tenendo il muso, eh? Ah, tiene il muso? Adoro quando si rifiutano di parlare. Quindi, Corvina, non dire niente se posso mettermi il tuo mantello. Fantastico, grazie. Vediamo se mi sta... pulito. Guardatemi, sono Corvina! Oscurità, morte, teschi e ossa. Non dire niente se posso usare il tuo libro per trasformare il divano in burrito. Fantastico! Azzarrettamento tristazione! Ops,
Rimedio subito. Erratomitranzinzon! C'ero quasi. Azarat mitrionzintos! Non dire niente se... Non parlo perché quella specie di polpetta mi ha rotto il dente! Corbina, hai parlato per caso di un dente spaccato? E la frattura è come un grande portale da cui fuggono cose orribili ogni volta che tu apri la bocca? Io credo che abbia a che fare con il fatto che sei in parte demone. E che hai una piovra spaventosa che ti abita dentro la bocca. E che tu sei idiota! Chiudi la bocca! Chiudi la bocca! Ti serve un dentista! Tu non le piaci, Bibi. Lei progetta di distruggerci tutti! Qualcuno qui ci è rimasto male perché non potrà ballare un lento con me stasera! Tieni, guarda! Ho usato la magia per spiare le sue mosse! Il mio bel regalino per Bibi, l'amplificatore di potenza, è finalmente finito! Accidenti! Mi hai rovinato la sorpresa! Ora scoprirà esattamente quanto ci tengo a lui! Visto? Voglio distruggerlo! Non sto dicendo sul serio! Io odio Bibi! Che gran burlona che è! L'odio! E se non mangia diventa scontrosa! Odio, 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 odio! Beh, dovevi saperlo. Stai bene? Che cos'ho io che non va? Non hai niente che non va, è lei che è una persona davvero orribile! No! Lei ha un lato buono, Corvina, lo so! È che io non sono alla sua altezza! Sai, là fuori c'è già un'altra ragazza a cui scommetto che piaci. Ma se è là fuori, allora perché non entra? Cosa hai detto, fagiolina? La principessa ha bisogno di noi per una missione importante? Bu bu bu, ya 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 bu. Avete ragione, miei pretty pretty Pegasus. Io, principessa Silky... Silky! Sì? Io, principessa Silky... Bu bu bu, ya 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 bu. Vi chiedo di venire alla palude di caramello. Cosa stai facendo? Mi esercito con i miei buia. Bu bu bu, ya ya buia. È più irritante della lotta nel sonno di Robin. Ma a quel problema ho già posto rimedio. Perché i tuoi occhi sono diventati così enormi e minacciosi? Buia. Azarat mitrionzintos. Cosa ti prende, amico? Che cosa è successo alla tua bocca? Non capisco neanche una parola di quello che stai dicendo! È lei che ti ha fatto questo? Sto facendo quello che mi avete chiesto voi, rimedio ai problemi con la magia. E come farà a mangiare adesso? Oh, grazie per avermelo ricordato, Azarat Mitrionzintos! È ora di pranzo. Ora ammetterete che Terra usava Bibi per distruggerci? Wow, avevate detto che era completamente pazza di Bibi, ma non che era... Il mondo dei cattivi mi pagherà una bella somma per questa. Pace, Titans! Terra, cosa succede? Stai andando via senza nemmeno dirmelo! È così, vero? Scusa, le cose si stanno facendo troppo impegnative tra noi. Bibi, aspetta! Volevo solo dirti... Vai a prenderla, tigre! Non te ne andare, Terra! Non puoi dirmi che non provi assolutamente niente per me! Vuoi sapere cosa provo? Va bene! Mitrionzintos!
fatto? L'ho bandita in un'altra dimensione, non c'è di che. Orvina, trasportami nello stomaco di Bibi. Ok. Forse avrei dovuto rimpicciolirlo. Non c'è traccia del mio sandwich. Ehi, ma che bella quest'altra dimensione. Davvero non me l'aspettavo. Eh già, non è male. Corvina! Corvina! Wow! Ma che ti è successo? Beh, ho sconfitto mio padre nella battaglia del bene contro il male. Dopodiché sono rinata come pura energia, una potentissima forza del bene. Così ora mantengo in equilibrio l'intero universo. Scusate un attimo. Azeroth, Mitrio, zitto! Ho salvato un pianeta. Brava! Quindi adesso sei diventata una specie di dea celeste? Tiro avanti. Ma voi che cosa ci fate quassù? Non siete morti, vero? No, cerchiamo qualcuno che venga al cinema con noi. Mi dispiace, equilibrare il bene e il male in tutte le galassie è un lavoro a tempo pieno. È una grossa responsabilità. Non dire quella parola! Non dire quella parola! Azeroth! Mitrion! Zentos! Mi hai trasformato in un palloncino? È questo che risolve il problema? Posso trasformarti in un animale? Vediamo se riesco a trovarne uno che mi piace. Oh, guarda! Un barboncino! Ma io non voglio essere un barboncino! C'è molto altro da sistemare. Grazie, Corvina, è stato davvero divertente. Non ho detto che lo sarebbe stato. Beh, però ce l'hai fatto pensare. Io mi sto divertendo. Oh, sta zitta, principessa. Ehi, non mi piace che le parli in quel modo. E a me non piace che mi parli così perché io parlo con lei in quel modo. Oh, siete così snervanti. Avete capito perché vi ho ingannate? Ehi! Perché litighiamo? Perché ci detestiamo a vicenda? Se fosse vero, non avrei mai pensato di riunirvi. Ci hai chiamate per salvare i tuoi amici. Pensate, mi importi se rimangono in cella per un paio di anni? Sono talmente fastidiosi. Sanno essere super fastidiosi. È il loro potere più grande. La verità è che mi avevano fatto arrabbiare e volevo passare del tempo con alcune tipe toste per una volta. Pensi che sono tosta? Sì, tranne che per la vendetta. Non è più quello che voglio. Per il momento. Certo, è tutto rose e fiori, ma siamo ancora intrappolate nella bolla. Separatamente i nostri poteri sono deboli, ma forse insieme. Parli di collaborare, cos'è, una lezione di vita? Corvina ha ragione. Se usiamo i nostri poteri insieme, sovraccarichiamo il sistema di sicurezza. Secondo voi come possiamo collaborare? In questo modo! Evviva! Facciamolo! Ecco di cosa parlavo! Vedo che vi siete liberate dalla bolla, ma non sfuggirete al vostro destino!